Ciao ragazzi e benvenuti a questa Fast Review. Visto che sono arrivate, sono tornate anzi, le Airsoft Pyrotechnics, abbiamo deciso di provarle tutte quante insieme al launcher dedicato che abbiamo scelto, alimentato a CO2, e abbiamo provato le nuove granate a gas della SG, che a differenza delle solite granate, ve le faccio vedere, non hanno buchi che vanno caricati con il carichino, ma semplicemente c'è un tappino di gomma sopra. Vanno riempite con i pallini, il tappino va richiuso, caricata la granata e funzionano come una granata normale. Anzi, abbiamo verificato che l'uscita del pallino è molto più ampia e la rosata è molto più larga. Vi starete chiedendo, e il tappino di plastica? Se lo ritrovate è riutilizzabile, altrimenti all'interno della confezione ce ne sono ben 10. Le granate che abbiamo utilizzato sono queste qui, Paladin blu con polvere diciamo marcante. Poi abbiamo Reaper, testa gialla, viene innescata ed esplode come le granate sempre Airsoft Pyrotechnics a pallini. Nera, Vellum, Smoke, Grenade. E infine abbiamo le due bianche, l'Archangel e la Paker. L'Archangel esplode all'impatto, la Paker è una granata dummy, quindi riutilizzabile. Shell M203, Airsoft Pyrotechnics ovviamente, carica CO2, la scelta del CO2 deriva oltre a una questione di potenza, anche perché oggi fa veramente freddo e il gas non performa al massimo. Andiamo a vederla. Polimero e metallo. L'inserimento è semplicissimo. Come potete vedere, entra perfettamente dentro il nostro GL06. Carichiamolo e andiamo a provarlo. Caricatore CO2, ovviamente sempre Airsoft Pyrotechnics. Inseriamo la bomboletta CO2 dentro. Avvitiamo fino a che non arriviamo. Ok, sentirete un leggerissimo soffio della bomboletta che è stata forata. Caricata la siringa, basterà inserirla nell'apposito vano di ricarica, spingere con decisione e la granata sarà pronta per essere esplosa. Come avete visto ragazzi, le granate sono molto divertenti. La Paladin, ovvero la granata marcante, abbiamo visto che lascia una polvere molto leggera che si toglie facilmente dai vestiti, basta appunto fare un po' con le mani oppure soffiare addosso e il vostro abbigliamento o equipaggiamento insomma tornerà pulito, non si sporca. La Reaper è una granata che si innesca nel momento in cui viene sparata, quindi come una granata vera può anche esplodere mentre è in volo. La Vellum, ovvero la Smoke Grenade, abbiamo visto che fa un fumo molto denso e innescandosi all'impatto può essere comoda in ambiente CQB per raggiungere stanze dove magari ci potete arrivare solo per rimbalzo. L'Archangel è una granata molto divertente se utilizzata come flashbang, quindi addosso a muri o comunque superfici solide. Evitate di sparare addosso ad altri soft gunner perché altrimenti potrebbe succedere quello che vedete adesso nel video. Mentre per la granata della SG,
come avete potuto vedere dal video in slow motion, la rosata è molto più ampia rispetto a una classica granata a gas, quindi molto più utile. Quindi anche per oggi abbiamo finito con questa video recensione, vi ringraziamo per essere stati con noi e questa volta ci siamo veramente divertiti a provare queste fantastiche granate. Vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale YouTube, seguiteci su Facebook e seguiteci su Instagram. Un saluto da Matteo e da Tango Tactical TV.